Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi video flash informativo direttamente dalla piscina. Allora, poco tempo fa un utente mi ha chiesto quanto costa fare una settimana di vacanza qui dove sono io. Quindi io volevo un attimino capire se la domanda era precisamente nel mio complesso dove abito io oppure qui al sud di Maspalomas. Ad ogni modo, allora, sentite un attimo, dove abito io? Il complesso si chiama Villa Golf e dovete sapere che qui affittano e trovate i bungalow su Airbnb o Booking, però in estate vengono i proprietari, perciò non affittano nel periodo estivo perché avendo i bambini finisce la scuola e quindi passano l'estate qua. In inverno invece affittano appunto in alta stagione, ma la maggior parte sono già tutti occupati perché chi è venuto l'anno precedente di solito prenota già per l'anno seguente. Quindi anche quest'inverno qui siamo in overbooking, è tutto pieno. Al limite potete trovare una o due settimane tra un cliente e l'altro qualche buchetto che avanza, però è difficile, anche perché dove abito io ci sono soltanto 14 bungalow e solo 9 o 10 vengono affittati vacational, quindi capite bene che non è che c'è molta scelta, insomma. E come prezzi, qui siamo in alta stagione, quindi pieno inverno, sotto Natale, dicembre, gennaio, i prezzi variano dai 70 agli 80 euro al giorno. Calcolate che avete tutto escluso, perché non c'è colazione, non c'è bar, non c'è nulla, quindi solo l'affitto appartamento. Ci sono due posti letto perché camera matrimoniale, poi qualcuno anche il divano letto per eventualmente altre due persone. Però ragazzi, la casa è piccola, non ci state in quattro, al limite potete venire con uno, massimo due bambini, ma già state stretti. Poi sempre qua in zona ci sono anche appartamenti più grandi, allora lì ovviamente la cifra sale. In bassa stagione si trovano anche sui 60 euro al giorno, però sia sempre lì, dipende se l'appartamento è nuovo, se è ristrutturato, se comprende internet, quante camere avete. Quindi vedete bene che le cifre variano dai 60 agli 80, anche in su, in base al tipo di appartamento che trovate. Se invece volete sapere per quanto riguarda venire in vacanza qua in albergo, io non sono molto afferrata, però vi posso dire che ci sono hotel 4 stelle, 5 stelle, se siete in prima linea sul mare vi prendono anche 1000 euro a notte. Se invece volete andare, per esempio qua dietro a casa mia c'è un hotel, si chiama Princess, è un 4 stelle superior e ci sono stati dei nostri conoscenti 2 anni fa, e a febbraio per 10 giorni a coppia hanno speso 2500 euro. Non so se era all inclusive o mezza pensione o bed and breakfast, cosa avevano scelto loro, però la cifra è quella, quindi diciamo che sono piuttosto cari. Tempo fa la maggior parte facevano quasi tutti mezza pensione, adesso anche dove lavora la mia amica, dove aveva il negozio la mia amica, quindi il Corallium Duna Mare è diventato l'inclusive, quindi la maggior parte adesso stanno adottando questa formula qui, e quindi si parla dai 100, 200, 300 euro al giorno, dipende da quanto è di lusso l'albergo. Ecco, vi posso garantire che qua hotel 3 stelle non c'è quasi niente, vai tutto dei 4 e 5 stelle. Comunque niente ragazzi, io spero di aver risposto in parte alla domanda, poi eventualmente se siete curiosi, se c'è qualche albergo in particolare, qualche hotel che vi piace, voi date una sbirciatina su Google, mi dite il nome, io vi dico com'è perché li conosco tutti a memoria, non so i prezzi ma so come sono fatti dentro, li ho visti, quindi posso dirvi se vanno bene per coppie, se sono solo per adulti, se sono caotici, se il servizio non è buono. Io queste cose le so, oltretutto c'è anche la figlia di una mia amica che lavora come receptionist nella catena alberghiera Riu, quindi è super informata, al limite chiedo a lei. Per quanto riguarda gli appartamenti, come vi dicevo, Playa del Inglés, Campo Internacional, i prezzi sono quelli, dai 60 euro in su, 70-80, dipende da dove è posizionato, quindi dal luogo in cui affittate, se è più centrale costa di più. Se siete qua in zona periferica dove sono io può costare un pochino meno, ma dipende da quante camere ha. Comunque la cifra si aggira intorno ai 70-80 alta stagione per 30-40 metri di case. Se poi volete una camera in più si va dai 90 euro in su. Questo alta stagione che per noi è inverno, quindi è l'esatto opposto dell'Italia.
Se avete altre domande o sono stata poco chiara, mi raccomando, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se volete sapere qualcos'altro che magari mi è sfuggito. Grazie per la compagnia, spero di essere stata utile, vi mando un bacione e al prossimo video flash. Ciao!